Riflessione del giorno. Lo strumento musicale più sensibile è l'anima umana. Il secondo è la voce umana. Si deve purificare l'anima fino a quando non inizia a suonare. Il compositore è uno strumento musicale e allo stesso tempo un esecutore su quello strumento. Lo strumento deve essere in ordine per produrre un suono armonico. Bisogna iniziare col curare questo aspetto prima di cercare di produrre musica. Attraverso la musica il compositore può controllare se il suo strumento è accordato e soprattutto su quale chiave è accordato.